Segretario, il centrodestra però è esploso, Unione è andato un po' per conto suo, che cosa farà adesso la Lega e cosa pensa? Ci sarà ancora questo centrodestra o ci saranno altre formazioni? La Lega è stata compatta dall'inizio alla fine, abbiamo giocato di squadra, lo dovevo a Berlusconi, per cui provo stima, affetto e rispetto, e lo dovevo a milioni di italiani che credono nell'unità del centrodestra. Non tutti sono stati compatti, nel senso che il voto al presidente Casellati è stato compatto da parte della Lega e del Fratelli d'Italia, ci sono pezzi di altro centrodestra che sono evaporati e quindi bisogna prenderne atto, non sono abituato a nascondere la polvere sotto il tappeto oppure a dire mal comune mezzo gaudio perché anche il PD e i 5 Stelle sono divisi, chi se ne frega degli altri, c'è un centrodestra che ha dei problemi, evidentemente come Lega avrò l'onore e l'onere di fare una nuova proposta perché non è più accettabile che ci sia gente che va di qua e va di là. Poi Fratelli d'Italia ha tutta la legittimità di scegliere i no a Draghi e i no a Mattarella, la Lega ha fatto una scelta dei sì. I sì a Draghi e sì a Mattarella, però l'obiettivo è di governare bene, di fare l'opposizione bene per quanto riguarda Fratelli d'Italia e di arrivare uniti alle elezioni e poi di governare con un centrodestra rinnovato, perché quello che si dice di centrodestra e poi ti frega al voto e strizza l'occhio alla sinistra, insomma, non ce n'ho bisogno. La Lega resta Segretario. al governo.